Grazie a tutti voi, in particolare ai ragazzi e alle ragazze che stanno partecipando assiduamente a questa nostra prima edizione del Maggio dei Libri, che come sapete è un'iniziativa congiunta tra il Comune di Soveria Mannelli, il Comune di Pollatura, l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Costanzo, il Parco Letterario Paesaggistico di Adami e la casa editrice Rubbettino. C'è stato un ciclo di iniziative durante le quali abbiamo voluto parlare di storie di paesaggio, storie di legalità, storie di libri, tutte tenute insieme da personaggi che abbiamo invitato a parlare, che hanno in comune la capacità di aver saputo vedere e realizzare delle cose laddove magari gli altri non vedevano valore, non vedevano ricchezze. La storia di questa sera è la storia di Carmine di Lupia e le Valli Cupe, è una storia bellissima da questo punto di vista, perché è la storia di una scoperta, di un segreto meglio custodito da Europa, è stato definito, di questo microcosmo paesaggistico e territoriale che stava lì da secoli e che nessuno aveva mai prima di questa iniziativa ha avuto la capacità prima di tutto di vedere, di riconoscere, di riappropriarsene, e poi passaggio successivo quello della valorizzazione. Le Valli Cupe sono diventate in qualche modo il paradigma di quello che potrebbe diventare l'intera Calabria, quella Calabria che noi abbiamo sotto gli occhi, quegli angoli che spesso non vediamo e non riconosciamo e che invece, se saputi riconoscere e apprezzare, possono diventare un motore non solo di crescita e di sviluppo, ma anche un motore di comunità e di identità locale. In tutto questo la storia di Carmine Lupia, che è un botanico e che da sempre ha creduto in questo progetto, credo sia anche un esempio importante da raccontare ai ragazzi, perché di Valli Cupe siamo pieni dappertutto. È chiaro, le Valli Cupe sono un unicum, ce lo racconterà lui, però sono, come dicevo prima, anche l'esempio di quello che tanti altri luoghi possono diventare. Io cedo subito la parola alla professoressa Chiodo, approfitto per ringraziare il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Costanzo che ci ha supportato in questa iniziativa. Aggiungo che siamo nella sede del Parco Culturale Storico e Paesaggistico di Adami, che pro tempore ho l'onore di rappresentare, ma che è un'altra realizzazione importante venuta dal basso, dalla comunità. Qui ci sono alcuni tra i principali artefici di questa realtà, che è una realtà appunto che si propone di animare dal basso le comunità. Saluto per tutti l'ex presidente Luigi Adamo che è qui, ma ripeto, sono in tante le persone che hanno contribuito a questa iniziativa. Grazie Carmine per essere con noi, do la parola alla professoressa Chiodo. Diciamo che siamo arrivati alla fine di questa serie di incontri per il Maggio dei Libri. Io ringrazio i ragazzi di prima che sono stati dei frequentatori, proprio sono venuti sempre, ringrazio il dirigente che ci ha permesso di fare questa bella manifestazione, Florindo a nome lo ringrazio sia come Rubbettino che come presidente del parco, Giovanni Paola per il comune di Soveria Mannelli, ringrazio anche il comune di Decollatura. Quindi questa sinergia, questo lavoro che abbiamo presentato insieme, penso che sia andata bene per essere, diciamo, la prima volta che facciamo una cosa così. Allora, vi dico subito di chi stiamo parlando. Il libro che presentiamo stasera è Le Valli Cupe, guida naturalistica ed escursionistica di questo bel posto che si chiama Valli Cupe. L'autore, uno degli autori, Carmine Lupia, è qui vicino a me. Sia io che Giovanni adesso gli faremo delle domande in maniera tale che potrà venire fuori perché il nome Valli Cupe, che cosa rappresenta, che cosa soprattutto ha rappresentato per l'autore. Io, leggendo quella la biografia di Carmine Lupia, quello di essere un botanico, ma si definisce un botanico non
che studia però altre cose oltre che la botanica, no? Che studia l'interazione tra il territorio e la popolazione, botanico da questo punto di vista. E poi un'altra cosa che leggevo è che in realtà Valli Cupa è stato definito come il posto, diciamo, più isolato al mondo, insomma, e tu sei stato, è stata la persona che, diciamo, l'ha portata agli onori, l'ha fatta conoscere al mondo. Infatti di Valli Cupa si è occupato anche il National Geographic, vero? È stato fatto anche un articolo su questo giornale che è, diciamo, per chi non lo conoscesse, insomma, è mondiale. Gli articoli che vanno a finire là vanno a finire in tutto il mondo. Ora, la domanda che faccio a Carmine, in maniera tale da poter capire perché questa guida e perché Valli Cupa, è proprio come l'ha scoperto, come l'hai scoperto? Si diceva che tu da bambina ti arrampicavi, eccetera, però come è venuto fuori che da questa cosa che tu vedevi da bambino hai potuto creare insieme alla cooperativa che, insomma, si occupa di Valli Cupa, sì. C'è una cooperativa che se ne occupa, e diciamo di portarla a questi onori della cronaca, a farla conoscere a tutti? E questa è la prima domanda, diciamo, come sei arrivato a Valli Cupa di adesso e da dove sei partito tu come esperienza personale, e poi come hai fatto a portarla, dove è arrivata? Allora, innanzitutto grazie per l'invito, grazie alla professoressa Chiodo, a Florindo, a tutti i relatori, e grazie al liceo, al direttore per questo invito. Mi fa piacere sempre venire in questa zona perché, come dicevo poc'anzi, le mie origini sono nel Reventino, quindi ho visto che tutti gli avi miei provengono da Soveria Mannelli, da Serra Stretta, da Carlopoli, quindi Scigliano, quindi mi sento a casa, come se questo posto, questa zona mi fosse familiare. E poi anche lo stesso nome Valli Cupa è un toponimo che proviene da questa zona, l'avete sia nel comune di Soveria Mannelli che nel comune di Serra Stretta, c'è Valli Cupa, quindi l'origine di questo nome quindi è chiara. E come nasce l'idea delle Valli Cupa? Io fin da piccolo frequentavo queste Valli Cupa perché I miei nonni abitavano in quella zona, erano agricoltori e pastori, e quindi da piccolo ho iniziato a frequentare Valli Cupa. In realtà il 79 ero un bambino di 3 anni, il giorno delle palme, e mio padre mi fece questo regalo, mi portò in questo canyon unico in Europa per quello che sappiamo finora. E rimasi impressionato e tutta la notte pensai a questo canyon, quanto fosse bello, anche se da noi era considerato un po' il posto, diciamo, da non visitare, da non andarci, perché era il posto dove si annidavano, si nascondevano le streghe, gli spiriti, e quindi anche un po' il nome, no? Era stato adattato al posto. E però sono stato come sempre un amante della botanica e poi soprattutto dell'etnobotanica. E io già in quinta elementare ho presentato un erbario come tesina, in terza media la stessa cosa, alle scuole superiori la stessa cosa, sempre però un erbario sempre sulle piante delle Valli Cupa, quindi diciamo che è stata la botanica un po' la testa d'ariete, quindi il mio cavallo di Troia. E poi anche alle scuole, all'università ho fatto una tesi 4 anni sperimentale sulle Valli Cupa, sulle piante delle Valli Cupa, quindi ho avuto la possibilità di studiare bene la flora, di trovare nuove specie, tra cui alcune specie molto importanti dal punto di vista della biodiversità, alcune specie fossili viventi come la Woodwardia, la Pteris cretica, anche la Chelante marante, queste specie tropicali, altre oceaniche, quindi una serie di gioielli della biodiversità vegetale. E, diciamo, quindi sicuramente sono partito da una base di passione per questo territorio, di amore per la propria terra,
Ma la cosa che mi ha fatto, l'esperienza che mi ha fatto riflettere molto sull'aspetto di valorizzazione è stato un viaggio in Australia. Già alcuni viaggi, diciamo, e soggiorni studio, alcune esperienze di lavoro in Francia e in Belgio mi hanno fatto capire che si doveva fare qualcosa per questa zona. Però l'esperienza in Australia è stata molto forte, perché ero in una zona vicino Cairns, nel nord Australia, tra Cairns e Cape Tribulation, e feci questa gita con una guida sul fiume Mosman, e mi portò appunto a fare anche un bagno, comunque per un'ora più o meno di visita guidata, e un bagno in una pozza, come chiamiamo qui vullo, no? In un piccolo vullo, anche noi io dico infatti come chiamiamo noi, dico facciamo parte di voi. Pagai $40, dico, ma mi fece riflettere molto, dico, ma è possibile che noi con cascate di 60-70 metri, in alcuni casi anche di 100 metri, non facciamo nulla, con tanto non facciamo nulla, qui con poco fanno tanto e ti fanno pagare anche tanto, quindi... E così ritornai al paese, ancora ero tra un po' tra Belgio, Piacenza e Sersale, comincia con dei ragazzi a riflettere, quindi avevamo capito che per valorizzare questa zona si doveva partire da una base culturale, perché la cultura è alla base di tutto, perché per fare queste piccole rivoluzioni bisogna fare delle rivoluzioni culturali, quindi avere una base culturale forte. E quindi abbiamo iniziato a fare questo percorso proprio di studio delle Valli Cupe, abbiamo approfondito gli aspetti di tipo paesaggistico, quindi quello che avevamo, quindi abbiamo inventariato tutte le cascate, abbiamo inventariato i canyon, gli alberi secolari, i monoliti, i resti dei monasteri italo-greci, basiliani, i resti delle città che c'erano abbandonate, e quindi abbiamo trovato delle situazioni molto, molto interessanti. Quindi alla fine sono stati trovati questi 7 canyon, tra cui quello delle Valli Cupe, un centinaio di cascate. E poi abbiamo valorizzato anche l'aspetto dal punto di vista anche mitologico. Uno degli aspetti che volevo chiedere dopo, vabbè, parlo. Sì, magari ne parlo dopo. No, parla di adesso. E l'aspetto storico culturale, sicuramente tra gli aspetti più belli che abbiamo potuto studiare è stato questo ciclo carolingio, questa chanson de geste che si tramanda oralmente, che proviene soprattutto da Cropane Zagarise, però che Sersale nei secoli ha assorbito, e da noi si tramanda oralmente questo passaggio di Orlando che combatte contro i saraceni per liberare la città di Barbaro. E anche tutti i toponimi intorno a questa città di Barbaro ricordano appunto i cavalieri di Carlo Magno. Il colle principale è Orlando, e questa cosa l'abbiamo valorizzata molto, e la sintesi di questi studi si trovano in questo libro, appunto, che è stato molto importante perché è stato di buon auspicio per noi. E in questa collana sono stati un po' descritti tutti i parchi e tutte le aree protette calabresi, però Valle Cupe non era un'area protetta, quindi è stato di buon auspicio perché lo è diventata grazie anche a questo libro. Anche il Reventino, speriamo sì, di buon auspicio pure per il Reventino. E così abbiamo studiato anche tutto l'aspetto dei monasteri. Abbiamo ritrovato un po' le tracce di San Bartolomeo da Simeri, che poi è stato il maestro di San Nilo. Abbiamo capito che in un monastero, Santa Maria della Sana, c'è stato per un periodo
San Luca, un certo San Luca di Melicucca, che fu questo santo del Novecento che parlava con gli animali e lodava le creature. Nella sua agiografia si parla di questo santo che libera da un lupo Squillace. Tre anni dopo, tre secoli dopo, c'è un altro santo che ha una biografia molto simile. Una cosa molto curiosa, comunque, questa. Purtroppo però i nostri santi sono dimenticati. I nostri santi, come tante altre cose nostre. Sono dimenticati. E poi molto l'aspetto anche faunistico e botanico. È molto importante, quindi l'aspetto, il frassino da manna, quindi l'albero dello zucchero, abbiamo studiato, e quindi tutta la storia dei mannisi. Penso che anche qui si chiamano i taglialegna, i boscaioli non vengono chiamati mannisi, no? Erano arci, poi i mannisi non vengono boscaioli. No, infatti. Ma da manna di lì, no? Ecco, io da noi mannisi. No, in realtà viene dalla manna del frassino, mannisi. Perché noi eravamo i principali produttori di manna, e poi con la caduta di questo mercato, del mercato di questo zucchero, tutti si sono convertiti dall'estrazione della manna al taglio dei boschi. E quindi questa manna, diciamo, abbiamo studiato tutto questo aspetto, che poi è molto simile alla manna, a quella che cade dal cielo nel deserto degli ebrei. Ancora oggi esiste la manna di cui parla la Bibbia, proviene da un lichene che si chiama Lecanora esculenta, e io sono andato nel Sinai proprio per vederla. C'è questo lichene che viene disintegrato dai forti raggi solari del deserto, e poi per delle correnti ascensionali sale verso l'alto e cade sotto forma di fiocchi la mattina in alcune zone del Sinai. È un miracolo che accade ancora oggi. Poi abbiamo studiato l'aspetto della ciofeca, quindi questa sorta di caffè che alla fine è stato il progenitore del caffè, l'albero della gomma da masticare, che noi chiamiamo ancora scino, che deriva dal greco skinos. Vi dico anche una cosa curiosa: l'altro giorno sono stato a un matrimonio milanese, e c'era uno che si occupa di sapone, e dice che si può fare questo sapone naturale. Ha trovato una ricetta antica siriana per fare il sapone di Aleppo, e diceva che si può fare sì con la soda caustica, ma anche con la cenere di una pianta che si chiama Scinos, però non riesce a comprendere quale sia. E ha interpellato un po' tutti i botanici, gli etnobotanici d'Europa e nonno, e non riesce a capire qual è questa pianta. Dice, per caso lei, so che è un etnobotanico, sì, e dico, è il Pistacea lentiscus, il lentisco che da noi diciamo. Ma come fa? Nessuno lo conosce questo nome. E dico in Calabria c'è lo stesso nome della Siria, quindi per questo motivo. Quindi lo so perché sono calabrese, no, perché sono un etnobotanico. Quindi poi anche tutta la storia dell'aspirina abbiamo cercato di valorizzare. Quindi anche tutti gli aspetti del rapporto uomo-piante, che sicuramente sono più interessanti della botanica pura, della biologia generica, e questo sicuramente è stato un aspetto, questo aspetto culturale molto importante. Poi l'aspetto anche della fauna, abbiamo ripreso le guide, parlano degli ammaestratori dei serpenti, dei cosiddetti San Paolari, che non so, qualcuno sicuramente li ricorderà, perché anche qui c'erano, e tutto l'aspetto mitologico degli animali. Abbiamo trovato anche delle leggende sugli animali, che poi ad esempio ho visto nella zona vostra, nella faggeta di Serra Stretta, è molto ricca della salamandra pezzata. Sì, questa salamandra gialla e nera. Da noi si dice che
riesca a camminare sui tizzoni ardenti, che può portare maledizione, vi dicendo. E queste cose noi le raccontiamo, diciamo, ai turisti. E questa, ad esempio, è una leggenda che noi l'abbiamo in comune sicuramente con l'Iran. Infatti Marco Polo nel Milione parla di questa leggenda che trova in Iran, però si trova anche in Calabria. Quindi, facendo tutti questi collegamenti, quindi giocando molto sull'aspetto culturale, la valorizzazione di Valli Cupè ha assunto un'importanza diversa, quindi sicuramente questo è stato un successo. Quindi, come dicevo, per questo motivo la base culturale, quando si inizia un percorso di valorizzazione, penso che sia più che fondamentale. Purtroppo in questi anni abbiamo fatto da tutor a molte realtà, non solo in Calabria, ma soprattutto in Calabria, realtà che hanno tentato, non faccio i nomi, ma almeno più di una decina di realtà che hanno voluto iniziare questo percorso, però secondo me mancavano alcuni ingredienti, tra cui quello, l'ingrediente di tipo culturale, la cultura, perché non ci si può improvvisare. E quindi questo è stato l'aspetto fondamentale. Poi c'è stata la fase della fruibilità, creare dei sentieri fatti come si deve dal punto di vista dell'ingegneria naturalistica, utilizzare materiale del luogo, quindi pietra e legname del luogo, e fare i sentieri secondo alcuni criteri, bisogna seguire dei criteri. Purtroppo io conosco abbastanza bene i parchi, le aree protette, dappertutto ci sono tanti sentieri, però il sentiero spesso viene progettato, perché alla fine è un progetto fine quasi a se stesso, è un progetto, va progettato per far attirare, per far arrivare persone, e questo sentiero deve creare delle emozioni, deve far fare un'esperienza a chi visita il luogo. Quindi da noi ogni sentiero è stato fatto perché c'era un obiettivo finale e principale da raggiungere. A fine sentiero trovi la cascata, trovi il canyon, l'albero plurisecolare, trovi i resti della città di Orlando, e poi un contorno di attrattori secondari come queste notizie culturali di etnobotanica, no? Quindi il frassino da Manna, la ciofeca e via dicendo. E tutti i sentieri sono stati fatti secondo questo criterio, e per questo poi c'è stato il successo. Ma se noi avessimo fatto dei sentieri come sono in molte aree protette, un anello, magari 30 sentieri tutti che corrispondono a un anello in una pineta, non sono, diciamo, alla fine sono monotoni, non stimolano la nostra curiosità, e quindi chi va a visitare questi sentieri, poi tutti uguali, sicuramente non fa un turismo di esperienza e di emozioni, e questo purtroppo fa sì che questi sentieri non vengano frequentati da nessuno, e anche purtroppo i parchi. Questo è stato sicuramente un altro tassello importante per il successo. L'altro fattore è quello di aver preparato delle guide e aver, diciamo, strutturato dei servizi negli anni. Tenete conto che io parlo per Sersale, non aveva guide, ma adesso intorno a Valli Cupè ci lavorano circa 30 guide naturalistiche. Non c'erano posti letto, ma tra l'albergo diffuso, B&B e via dicendo, ormai ci sono 50 posti letto. Avevamo solo un ristorante che funzionava da fine ottobre ai primi di marzo, e adesso ne abbiamo 7 nel centro storico. C'è una sala da tè, sono stati fatti realizzati 7 musei abbiamo nel centro storico. Il planetario, che insieme a quello di Reggio sono quelli più grandi della Calabria. Quindi si sono create una serie di strutture di servizi che hanno fatto sì che, diciamo, ci fosse un'accoglienza dignitosa. Sicuramente bisogna migliorare tanto, però ormai penso che la strada sia più facile. Poi alla fine c'è stato sicuramente l'aspetto del marketing e della pubblicità, è stata, diciamo, importante, grazie soprattutto
a delle persone che ci hanno creduto, ad iniziare da Florindo Rubettino, che ha voluto fare questa guida. Sicuramente questa è stata diciamo venduta un po' in tutta Italia, ci ha dato una grossa mano, però anche la TV, i giornali, tenete conto che sono stati fatti circa 110 servizi a livello nazionale in questi anni sulle Valli Cupe, mandati in onda più volte, quindi da Grengheo, prima serata sul TG1, sul TG2, sul TG3, ci sono state varie rubriche dei TG nazionali, TG5, il 2012 la pubblicità della Calabria ha dedicato 9 secondi su Valli Cupe a livello nazionale, 3 minuti alla finale di Miss Italia, Easy Driver, cioè, c'è stato veramente di tutto. E poi alla fine anche la BBC ha fatto dei servizi, che ha venduto alla CNN, alla TV russa, alla TV tedesca, e quindi, e poi anche alcune guide importanti tipo la Planet, che è la guida più importante, c'è già da quasi 10 anni c'è le Valli Cupe, e nel libro le 100 meraviglie da vedere una volta nella vita, e nel libro 'Ndrangheta di Ciconte, per un'Italia possibile di Borletti Buitoni, e via dicendo. Quindi è entrata anche, diciamo, in un circuito letterario, e alla fine anche è stata, diciamo, la location di pubblicità importanti a livello nazionale e internazionale. Vi racconto solo l'ultima: Richemont Cartier, questo gruppo di alta gioielleria che detiene il 90% del mercato dell'alta gioielleria, ha deciso di fare queste foto con le modelle a Valli Cupe, e quindi tra l'autunno e la primavera, in queste mostre che si faranno a New York e a Londra, inaugurate dai divi di Hollywood, ci saranno in pole position le fotografie delle Valli Cupe. Quindi la maggior parte delle fotografie di questo grande marchio sono delle Valli Cupe. Quindi c'è stato, proprio perché c'è stata tanta gente che ha sposato e ha sostenuto questa iniziativa, che è nata dal basso e che, diciamo, merita sicuramente attenzione anche come realtà di tipo socio-economico, come anche una forma di riscatto che vuole, diciamo, una terra un po' depressa dal punto di vista sociale ed economico. Questa è un po' la sintesi. Sì, forse sì. Sono andato... No, diciamo che è dato spunto per altre domande. Vai. Allora, io ho due domande. La prima, le difficoltà che giustamente ci sono state tutto questo percorso che avete fatto, e poi il mio pensiero sulla Calabria in generale, che noi abbiamo una ricchezza grandissima, in un'ora possiamo passare dal mare alla montagna, quindi volevo sapere il tuo pensiero sulle immense risorse che ci sono in Calabria e su come si possono sfruttare, partendo dall'esempio di Valli Cupe. Sicuramente ci sono tante altre zone simili alle Valli Cupe, si dovrebbe fare un percorso simile, secondo me, alle Valli Cupe, cioè iniziare a studiare bene il territorio, capire quali sono gli attrattori, come abbiamo fatto noi, quali sono i punti di forza, e poi renderli fruibili, perché uno dei nostri problemi è la fruibilità. In Calabria abbiamo circa 1000 fiumi, tra fiumi e torrenti di una certa importanza, senza considerare i fossi, e quindi su 1000 fiumi chissà quante cascate, canyon e altri attrattori importanti ci saranno, però non sono conosciute, non sono valorizzate, non sono soprattutto fruibili. Quindi sicuramente questo si dovrebbe fare una operazione di, appunto, di censimento. Sappiamo che Francesco Bevilacqua ha fatto tanto, però voglio dire, lui ha fatto quello che poteva fare lui e ha utilizzato la sua passione per fare questo censimento di buona parte delle cose. Adesso ci dovrebbe però una seconda fase, appunto, di valorizzazione, cioè
cioè, bisognerebbe, diciamo, partire da un processo, avviare un processo culturale, perché io dico che per valorizzare una cosa si deve conoscere, quindi quando si avvia questo processo di conoscenza c'entra la cultura. Se una cosa si conosce, si ama, perché ci si innamora di una cosa che conosci, perché poi riesce ad apprezzarla. E quando una cosa si ama, si valorizza e si tutela. Quindi questo penso che debba essere il percorso. Allora, adesso una domandina la faccio io, fino al pertinente. Diciamo che tu ti sei innamorato di questo posto perché ci hai vissuto da piccolo, sì. Avevi la passione per la botanica, per la cultura in generale, hai studiato, sì. Però per arrivare ad avere una riserva protetta, sì. Come quella di Valli Culpe, sono necessari anche altri passaggi. Sì. Diciamola chiaramente, i soldi. Sì. Chi ha creduto in voi? C'è stato qualcuno che ha creduto in voi? Chi è stato? Come avete fatto? E ad qualche ragazzo, qualche giovane che diciamo vorrebbe intraprendere perché c'ha un posto del cuore che vorrebbe valorizzare, che cosa consigli? A chi rivolgersi? Sicuramente c'è stata, penso, un po' di bravura da parte nostra, da parte di tutti i ragazzi, però anche molta fortuna purtroppo, perché abbiamo incontrato anche le persone giuste al momento giusto. Io dicevo alla professoressa anche il momento in cui abbiamo incontrato il dottore De Cello, il quale ci conosceva perché ha letto di noi. E beh, anche questi sono, diciamo, dei fattori che poi fanno sì che il progetto possa avere successo. Ma prima del dottore De Cello, cioè adesso siete arrivati, io vi dico, cioè, sicuramente penso che l'aspetto più importante sia stato l'aspetto mediatico. Quindi. Però l'aspetto mediatico è vero, io vi dico come la verità, se è venuta spesso la RAI o è venuta la BBC o voglio dire il Corriere della Sera o Repubblica e via dicendo, o se sono stati fatti dei convegni internazionali sul Valli Culpe, vi dico ad esempio c'è stato un convegno con 50 capi di Stato alla presenza anche del nostro Presidente della Repubblica e il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi. Organizzare un convegno con tutte queste personalità su Valli Culpe a Sorrento, voglio dire, sicuramente perché hanno un certo valore, ma anche perché ho avuto la possibilità di lavorare nel mondo della televisione come consulente scientifico e quindi di, anche nel mondo ambientalista del FAI, di Lega Ambiente, ho avuto la possibilità, diciamo, di essere anche stimato dal punto di vista professionale e quindi molti hanno poi sposato il mio progetto che... E quindi voglio dire, poi tutte queste persone ci hanno aiutato affinché si potesse realizzare, proprio per la stima nei miei confronti, ma anche del progetto e dei posti che poi sicuramente quando li ho portati si sono innamorati, perché Valli Culpe è un po', diciamo, è diventato come progetto un po' un progetto che hanno sposato veramente da livello nazionale a livello internazionale. Tenete conto che il mondo del cinema, nazionale e internazionale, frequenta Valli Culpe spesso, perché ormai anche per vacanze, perché ce l'hanno nel cuore, è entrato nel cuore di veramente tante persone e quindi abbiamo avuto questa fortuna, però sicuramente c'è stata all'inizio la bravura di noi giovani professionisti. Ci avete creduto. Sì, e quindi ci abbiamo creduto e hanno capito che abbiamo fatto le cose con professionalità e con tante difficoltà, perché dobbiamo tenere conto che in Calabria c'è un problema di tipo culturale, ma c'è anche un problema di tipo sociale. Vi dico, dobbiamo dirlo tra noi, spesso l'invidia, e penso che chi fa impresa, diciamo, c'è, quando l'invidia è un motore incredibile, purtroppo in senso negativo, perché
c'è chi cerca di costruire in Calabria, se uno cerca di costruire ci sono 10 che cercano di demolire, quindi questo è un problema serio. E i nostri ragazzi, allora lo dico il motivo, allora noi facciamo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e dei ragazzi di terza, ci sono due rappresentanti qui, quest'anno hanno, diciamo, intrapreso questo percorso facendo hanno rilevato gli alberi monumentali della Trentino oppure soltanto di decollatura, no? Solo di decollatura, hanno iniziato questo percorso sì. Di alternanza. A me viene in mente, cosa puoi consigliare a questi ragazzi di fare per poter pubblicizzare, per poter portare avanti questa cosa? Che consiglio gli dai? Allora, innanzitutto bisogna, per non bruciare fin dall'inizio l'iniziativa, bisogna rendere fruibili questi posti, questi luoghi, quindi fare dei sentieri, dei percorsi fatti come si deve, quindi arricchirli di contenuti, quindi di emozioni anche, come dicevo, anche attraverso la botanica, le leggende, il mito, e quindi questo, approfondire il più possibile l'aspetto culturale a 360 gradi, renderli fruibili e poi iniziare a fare un piano di marketing per farli conoscere, questo sicuramente sono le tappe fondamentali. Se vi posso essere utile, noi siamo a vostra disposizione. Va bene. Allora, io leggevo tra le righe che uno dei fiumi che attraversa il fiume che attraversa la Ligupe in pratica si chiama il fiume Crocchio. Sì. C'è una leggenda intorno a questo fiume Crocchio, ce la puoi raccontare? Sì, è una leggenda che in parte arriva da una trasmissione orale da padre in figlio e in parte l'abbiamo, diciamo, ripresa dal libro di padre Fiore d'Acropoli sulla Calabria illustrata, ed è questa, appunto, parla di questa ninfa roca la quale viene aggredita, faccio una sintesi, da questo rozzo pastore chiamato Petraro. Lei per questa violenza si mette a piangere, le divinità commosse decidono di trasformarla in un fiume, appunto nel fiume Aroca, che poi viene piano piano latinizzato in Crocchia e oggi viene chiamato fiume Crocchio. Quindi questa è una delle leggende che utilizziamo appunto per valorizzare questo corpo della riserva, che è appunto il corpo del fiume Crocchio, perché Valli Cupe non è una riserva a corpo unico, ma è fatta da tre corpi che sono Valli Cupe Monteraga, Crocchio e poi Campanaro. Quindi questa è la leggenda quindi ce ne sono altri, quindi che voi valorizzate ogni sì, percorso. Sì, valorizziamo, come dicevamo, quella la chanson de geste che si tramanda. Poi ci sono altre leggende sulla zona di Valli Cupe, anche su presenze strane, anche la favolistica sugli animali, che c'è molto ricca, soprattutto per un target che è quello appunto delle scuole, è un'altra, diciamo, un altro aspetto molto interessante, quello della favolistica. Purtroppo bisogna, diciamo, sappiamo, dobbiamo cercare di variegare il più possibile anche l'offerta turistica e culturale. Va bene, allora noi siamo molto curiosi di venire a visitare Valli Cupe perché ancora non l'aveste fatto, però ora ritorno a te un attimo, scusami Giovanni, ma poi ti do subito la parola. Io so che tu come botanico ti stai occupando anche di recuperare delle specie che sono il grano, ecco. Hai fatto degli studi sul grano? Leggevo da qualche parte sì. Su queste specie autoctone sì. Quindi
non è soltanto legato a un percorso naturalistico, la tua, diciamo, il tuo sviluppo di questi posti, ma anche e soprattutto al recupero, al marchio DOC sì. di alcuni prodotti. Ce ne vuoi parlare? Quali sono questi prodotti? Come, come sta andando questa cosa tua? Ma, allora, sì, mi sono occupato negli ultimi 5-6 anni di grano, io stesso sono stato un produttore di grano Cappelli, questa varietà antica, molto importante perché ha un contenuto di glutine basso, inferiore anche al Camut, quindi... E poi anche perché come il grano oggi è un problema, tutto quello che consumiamo si dice poco, ma è tutto OGM, perché sono frutto di mutazioni fatte con delle radiazioni, tutto il grano che oggi consumiamo. Ad esempio il grano Cappelli non proviene da una mutazione provocata, provocata dalle radiazioni. Quindi anche abbiamo fatto un lavoro con alcuni agricoltori per recuperare questa varietà che ultimamente si sta diffondendo molto. E poi un lavoro che ho fatto soprattutto con il comune di Sersale, che vi dico, io finisco adesso 5 anni di esperienza di consigliatura al comune di Sersale. Ho dovuto fare anche questo passo in politica, devo essere, perché è vero che c'era tutta la disponibilità dell'amministrazione di Sersale, però quando si è dentro a una realtà si può portare più facilmente avanti, anche perché magari non sapevano come muoversi i consiglieri che ci sostenevano. E quindi ho fatto questa consigliatura di 5 anni proprio per fare appunto il regolamento sull'albergo diffuso, per fare gli orti sociali, per fare un regolamento di acquisizione al patrimonio del comune di immobili che alcune persone ormai fuori regione da tanti anni che non volevano pagare più l'IMU, quindi il comune ha acquisito questi immobili, li ha dati a giovani, sia a giovani famiglie, ma alcuni li abbiamo utilizzati per fare la rete museale e altri per fare l'albergo diffuso. L'albergo diffuso. E poi abbiamo fatto questo marchio d'eco, ho lavorato tanto tempo per avere la denominazione comunale di origine, che è un qualcosa di importante, perché abbiamo fatto 8 prodotti come marchio d'eco, inclusa una manifestazione religiosa che è la processione della Madonna del Carmine che si fa sul Monte Crozio il 21 marzo. La prima è il 8 e 21 marzo. Sì, si fa questa processione ed è l'unica manifestazione che ha una denominazione d'origine comunale, quindi di tipo religioso, e è una cosa che ha fatto parlare anche di Valle Cupa di Sersale. Tutto è buono per fare. Tutto quello che fa. E poi sono state fatte ad esempio il marchio del gelato, perché c'è una tradizione che risale alla nascita del paese, proprio con la neve, con la storia delle nivere, ma anche perché ci sono nivere, anche noi diciamo le nivere, sì. Anche noi diciamo. E poi, dato che ci sono gelaterie che hanno fatto anche il gelato Valli Cupe, adesso c'è nel marchio la denominazione di origine, quindi questo marchio di origine. È nata anche è nato un pastificio, quindi dato che fa la pasta come si faceva a Sersale, abbiamo fatto questo marchio della pasta. E quindi la castagna, la denominazione di origine per la castagna, il miele, l'olio extravergine d'oliva, quindi sono stati fatti questi marchi per aiutare gli imprenditori a promuovere il loro prodotto. E questo abbiamo visto che ha avuto successo, perché un giorno un sindaco di un paese vicino mi ha detto: ma guarda che tu ne conveni di tutti i colori, prima con queste timpe
Si poteva andare lì e si poteva stare tranquilli, adesso è pieno di turisti, non ci può più andare a stare tranquillo. Dice, fai questo marchio e si stanno lamentando i miei concittadini che producono pitanciuse, perché c'è anche il marchio della pitanciusa, perché hanno perso dei contratti con dei supermercati, perché loro non gli garantiscono un marchio, non si presentano con un marchio, la pitanciusa di Cersale c'ha un marchio e quindi ha preso fette di mercato anche fuori grazie a questo marchio. È veramente stato, diciamo, alla fine nessun costo per il comune questa istituzione di un marchio d'origine, e alla fine questo è stato un percorso che ha valorizzato ulteriormente tutto questo processo di sviluppo. Vi dico, abbiamo avuto una bellissima lettera dalla Camera di Commercio perché Cersale ormai ha deciso di fare dei passi abbastanza lunghi, speriamo che non siano più lunghi della gamba. ha chiesto il titolo di città e poi la prefettura ha acquisito alcuni documenti e poi ci hanno girato alcuni documenti. È l'unico paese interno di montagna della provincia di Catanzaro a crescere economicamente, che ha aumentato le partite IVA. Quindi, perché grazie a questo fenomeno turistico Valli Cupe, quindi è una cosa che sicuramente, diciamo, che ci rende orgogliosi. È l'unico esempio. Essere orgogliosi di te, sì. Perché l'hai portata. Perché però l'hai, vi dico, poi c'è sempre quella parte che tenete conto, che anche la legge di istituzione della riserva, perché dopo 27 anni viene istituita una nuova riserva ex novo in Calabria. Beh, ci sono stati dei miei concittadini che hanno cercato anche di metterci lo zampino per fermarla. Non l'hanno capito. Vabbè, è una minoranza, perché purtroppo c'è sempre una minoranza e vanno rispettate, però. Io sto dicendo, stasera sono un libro aperto, ci presento un libro. È informale la cosa. Forse Giovanni ti voleva fare una domanda. Solo, come ti chiamo, le difficoltà all'inizio magari che ci sono state, che avete avuto, oltre a quelle economiche, diciamo. Allora, all'inizio ci sono state difficoltà all'inizio e poi anche difficoltà negli anni successivi, che vi dico, per... da un certo punto di vista penso che le abbiamo, diciamo, affrontate prima, le abbiamo previste prima in modo brillante. All'inizio, voglio dire, ci criticavano soprattutto perché dice, ma tu, voglio dire, hai girato mezzo mondo e stai parlando di valorizzare delle timpe. C'è Cropani, che è una cittadina medievale, Zagarise che c'ha torri normanne, chiese gotiche, vi dicendo, non fanno turismo, e tu con le timpe e gli schicciuliaturi, le cascate da noi si chiamano così, il nome, ma anche qui... Schicciuliaturi, sì, però non in termini di cascate, forse, vero? Cioè, schicciuliglia, quando piove poco, no? Lo usiamo. Vorresti fare turismo, quindi nessuno ci credeva, mi prendevano per pazzo, queste sono state... Poi, sicuramente all'inizio la politica non ci credeva, erano tutti, poi si ha paura dell'innovazione, delle cose, dei cambiamenti, si ha sempre paura. E poi ho capito che ci abbiamo creduto fin dall'inizio, vi dico, abbiamo fatto fin da subito una cooperativa, e sapete che una cooperativa più o meno costa 6.000 euro all'anno fin da subito, e in una zona dove non c'è né flusso turistico, via dicendo, è un po' da incoscienti. E la cosa che secondo me abbiamo previsto subito e bene è quello di fare gli espropri dei sentieri, perché poi quando hanno visto i flussi turistici, vi dico che gli espropri non li avremmo fatti con molta semplicità. Dice, ma questi per un sentiero su una timpa mi danno 1.500 euro. Aspita, dico, ma perché non ve la prendete tutti? Mi dicevano, io vendo pure le olive con 1.500 euro. E questa secondo me è stata un'azione lungimirante.
E infatti successivamente, ma l'esproprio era, qualcuno ha fatto, ha cercato anche di impugnare l'esproprio dopo 5 anni, perché ha capito, ma se c'è questo sentiero adesso io ci metto una biglietteria, una cosa qua. E poi diciamo che alcune, diciamo, sapete, tutto ciò che rende liberi un po' viene visto un pericolo da noi, perché le dipendenze sono degli strumenti che permettono di, a volte anche di tenere le popolazioni, come si dice, sotto la ciampa, si dice, no, no, penso anche da voi. Quindi, e non vi dico che gli ostacoli sono tanti, sono stati tanti, proprio perché... E continuano, beh. E continuano, anche in questo periodo forse, si sente qualche silenzio. Di questa, diciamo, sì, particolare che però, con i comuni vicini. No, secondo me è più con la mala politica, oserei dire, con la mala politica. Vogliono far passare come scontro tra comunità, ma in realtà è tra due modi di vedere un po' questo, la governance della nuova area protetta. Questo è il... Certo, però dobbiamo dire che è vero che c'è chi non vuole, però penso che il 90% delle persone, anche a livello di dirigenti regionali, tra cui pure e devo ricordare il marito della professoressa, che è stata una persona eccezionale, senza mai, senza sé, ha sposato la nostra causa. E quindi voglio dire, ben vengano questi ostacoli, perché servono per noi come palestra, e è importante superarli. Sicuramente comunque è importante superare la soglia critica, cioè i primi anni, di solito i primi 3 anni, e se la realtà non si afferma rischia di soccombere. Questo è, come dicevo, le altre realtà... Ragazzi, darai questo sì, consiglio, cioè... Sì. I primi anni sono gli anni più duri. Noi il terzo anno siamo riusciti già, al terzo anno più o meno avevamo superato le 15.000 presenze e davano dato una sostenibilità economica, perché questa cooperativa in tutti questi anni non ha avuto mai un finanziamento, quindi per 16 anni si è autosostenuta ed è riuscita quindi a fare anche i contrattini alle guide, quindi a essere autosufficiente, e questo ha fatto sì che diciamo la realtà potesse continuare a crescere. Va bene. Allora, adesso vediamo un pochino se tra il pubblico c'è qualcuno che vuole approfondire qualche altro tema, qualche domanda. Noi abbiamo cercato di... c'è il nostro dirigente che è un suo compaesano, giusto? Diciamo di un comune diverso, perché ho dimenticato di dire, ma anche il dottore Lupia, che in pratica le Valli Lupe non sono soltanto a Sterzale, ma Zagaris, il paese del nostro dirigente, cioè c'hanno tutti questi comuni, eh? E quindi un pochino di dire, no? Ce l'hanno un pochino tutti, per questo la diatriba qui ci diciamo parlavamo prima, era proprio venuta a questo. Adesso io pregherei il dirigente di fare un piccolo saluto. Prego. E siamo veramente compesani, forse anche coetanei, io sono di Petronà, sì, ancora un pezzettino di famiglia che vive ancora lì. Sì. E così, sfogliando velocemente, ho trovato una parola che mi ha ricordato tante cose, Maritani. Sì, Maritani. Mio padre, che era un pastore, andava una parte del sopra Petronà, quindi andando credo sì, verso i boschi di Sestale, eccetera eccetera. Cerva, sì. Esatto, erano i Maritani. Ci sono. Io devo confessare, non ho mai avuto il piacere di visitare le Valli Lupe, perché dopo gli anni vivo qui, però prima sono stato fuori e neanche sapevo, insomma, di questa incredibile scoperta. Apprezzo la tua passione, che sia veramente, credo, quello che serve alla Calabria. Quello che a me manca è questo atteggiamento genuino, spontaneo, ma sorretto da professionalità, da cultura. E colpito quello che hai detto, ti voglio ringraziare. Fattore fondamentale, la fortuna, no, dentro la cultura. Se non ci sono persone che si appassionano al loro mondo e sviluppano una cultura, che è una cultura anche di impresa, come ci ha spiegato, la Calabria non va da nessuna parte, noi non andiamo da nessuna parte.
ed è necessario che le scuole abbandonino la cultura dei libri nel senso tradizionale, che è una cultura ufficiale di livello nazionale, va bene, scarsamente curvata sui veri bisogni del territorio. Una volta c'era così un po' di storia che si faceva nell'articolazione servizi per cultura, che era storia locale, adesso si fa pure sempre meno e si dà maggiore spazio sempre alla storia nazionale, quindi alla cultura che è così italiana, ufficiale, media. Dobbiamo forse riappropriarci di questo, e lo devono fare anche le scuole. E vi dico però una cosa, di scimmiottare, va bene, Trentino, l'Alto Adige, no? Sì. Dove lì esiste una cultura, una tradizione forte, robusta, che cammina sulle persone, per cui le scuole, quando hanno un curriculum curvato sulla tradizione, è un curriculum forte, vero. Ragazzi, quando si affacciano alla scuola, quello che trovano sul libro lo trovano fuori. Nel nostro caso non è così. Quando noi ci affacciamo fuori dalla nostra scuola, questa tradizione non c'è, non la vediamo. Ci sono così delle immagini, in qualche maniera, che bisogna, delle impronte, che bisogna imparare a decodificare, a trovare, a portare alla luce con un lavoro archeologico, come ha fatto lui e il gruppo di amici, giusto per sapere, sei più o meno degli anni 60? Se sembra molto, molto vecchio, soprattutto no, in questi due mesi sono molto stressato. Allora non ci siamo incontrati loro sull'auto. 76, quindi sì, sì, no. 40. No, ne dimostro di più, purtroppo. Grazie. Grazie. Il direttore Adani. Permettetemi di stare seduto. È un po' di rispetto dell'età. Allora, secondo me, vi chiedo proprio scusa, ma faccio perdere qualche minuto per esplicitare quello che in una forma informale ci siamo detti prima. Non ho una bella voce, ho delle domande libere perché ho preso degli appunti e le devo organizzare. E tu sei di casa qui. Io ho capito. E sì, no, ci vengo. Come essere di casa a Petro della Selva sei stato dalle vostre mani. Quindi, gemellaggio formale o informale, se si potesse fare in qualche modo, non avremmo difficoltà di integrazione. Voi da queste parti non avete fatto. Ma le Cuba, e qui c'è, ti dicevo, c'è Valle Cuba, sopra la fontana di Sorrusso, Rione Romano. La chanson del gesto. Qui ad Adami c'era un poeta dialettale che ogni anno studiava, scriveva, faceva anche lui il pastore, scriveva la sceneggiatura della ricorrenza del carnevale, dei festeggiamenti del carnevale. I personaggi erano Ornando di Marito, i Paladini di Francia, quella era la, diciamo, il pelo rosso che teneva tutta la rappresentazione. Perché per come io me lo sono chiesto adesso, tante volte, come mai? E adesso tu mi dici che da queste parti, come dire, c'era una tradizione, c'era questa leggenda che Carlomagno avesse mandato anche qui di Renato Orlando per combattere i Saraceni. Il sapone che si fa con la cera di un certo albero, qui quando non c'era il sapone, le nostre nonne, quando facevano il bucato più grosso, facevano la cosiddetta, a noi diceva alescia, che era la lisciva, con la cenere del focolaio. Sì. Una cenere scelta, non quella di noce, non quella degli alberi di castagne, ma quella soprattutto del lontano, sì. Di altre, tu che sei un botanico capisci perché, perché il castagno è il tannino. Sì, c'è tanto tannino. E sarebbe stato essenziale per le a poco potasse. Da chiedere, è possibile, poi vediamo in qualche modo, da avere copia del regolamento
su questa costruzione dell'albero diffuso? Sì. Da quanto che lavoro avete fatto? Sì, ci dovrebbe essere pure sul sito del comune. Pure una volta che se lo possiamo adattare e istruire qui. La gestione dell'abbandono del Carmine, il 7 e 8 marzo, ci dovrà, sicuramente c'è stato qualche episodio, qualche cosa, un terremoto, un'alluvione, qualche cosa, sì. Perché la Madonna del Carmine si festeggia il 16 luglio, anche da c'è stata l'edizione della festeggiata. Noi la festeggiamo il 16 luglio, però... L'8 di marzo ci fu per un terremoto del 1700 e un'alluvione. 1783, è una alluvione e quindi l'8 marzo l'hanno portato su questo monte e il 21 l'hanno riportata dentro la chiesa per questo motivo. Ecco, ci sarà stata quelle cose il 16 luglio. E il fenomeno turismo, tu l'hai chiamato fenomeno turismo. E delle varie luoghi si può cominciare a chiamare non più fenomeno ed evento ma fatto, perché ormai è un fatto, è un fatto storico, un fatto organizzato. Il fenomeno è qualche cosa che avviene una volta tanto, che non si ripete, che non viene tanto studiato, perché non è trasferito. La vostra esperienza invece ormai è un fatto storico, è un fatto acquisito, un fatto positivo, nel senso di positività anche all'interno della tradizione del diritto. Sì, è anche istituzionalizzato ormai. Qualche una richiesta di una futura edizione del libro, una qualche precisazione. Posizionato il Monte Reventino in comune di Serra Stretta. Il comune di Serra Stretta, l'agro di Serra Stretta, comprende del Monte Reventino, non più del 5-6%. Tutta la parte nord del Reventino, quelle che si vede da qui, è tutta in comune di Seconda Torre. Questo... però almeno questo. Speriamo di non scatenare un'altra guerra anche qua. Reventino no. Piace anche tutto ciò che è proprio naturale. E siccome questa è usata ripetutamente, e capisco insomma, è ovvio, ma anche di una novità storica, il perché, che ci deve essere uno stato culturale, che bisogna poi ogni fatto cercare di posizionarlo, di inserirlo, di integrarlo, di supportarlo attraverso un fatto culturale, spirito di cultura e di cultura. Allora, il tuo, la tua storia, nel senso della storia che hai realizzato, quella che conosciamo attraverso il libro, è la dimostrazione del fatto e richiede che si comincia ad assumere questo termine cultura in un termine in termini sia linguistici sia epistemologici, come io diciamo precisi. Cultura, la definizione più semplice se vogliamo, più diffusa, come vissuto, per cultura si intende ciò che resta quando si è dimenticato tutto. Tutto ciò che resta da ciò che si è letto, quando si è dimenticato tutto, che cosa è? È il comportamento. Non si è colti, se si sa tanto, ma poi non ci si comporta bene, ma non solo bene dal punto di vista etico, ma dal punto di vista proprio operativo, di scandagliare e di operare. Tu, la storia per come siamo riusciti a percepire attraverso le situazioni del libro, in una maniera certamente episodica e superficiale, che tu per il tempo a disposizione che tu avrei. E la rappresentazione del fatto che tutto ciò che tu hai appreso hai cercato di viverlo coerentemente, cioè realizzare i tuoi convincimenti. Questo veramente ti fa onore e noi, almeno per quanto riguarda me, ti disturberemo. Io ti con molto piacere. Cercherò di fare tesoro della tua esperienza, di tutti i problemi che hai dovuto superare, di tutte le situazioni difficili che hai dovuto dirimere
e quindi e poi portare avanti. Grazie. La Calabria ha avuto un vero e proprio ciclo calabrese, che per quello che io sappia è costituito da almeno 7 poemi. Il principale è la Chanson d'Aspremont, che insieme alla Chanson de Roland sono le colonne portanti di tutto il ciclo carolingio europeo. E l'Orlando Furioso, scritto dall'Ariosto, proviene dalla Chanson d'Aspremont. L'Ariosto, dopo che legge la Chanson d'Aspremont, decide di scrivere appunto l'Orlando Furioso. Un altro è l'Aspramonte, poi c'è la salita dell'Orlandino in Aspromonte, l'Aspromonte Reale di Francia, la salita dell'Orlando e dei Reali di Francia in Aspromonte. Quindi abbiamo veramente un ciclo letterario importante, purtroppo sconosciuto, però dai maggiori esperti di questo ciclo viene considerato il ciclo calabrese importantissimo per tutto il ciclo europeo. Quindi, però noi non lo conosciamo. Io comunque, se volete, due copie le ho trovate in Francia, la Chanson d'Aspremont e l'Aspramonte ce li ho, qualche volta ve le posso pure far vedere, però noi vorremmo fare proprio un parco letterario sul ciclo carolingio nella riserva Valli Cupe per valorizzare questo aspetto che purtroppo noi abbiamo dimenticato, ma dovremmo, diciamo, tutti ce lo riconoscono, almeno gli studiosi, come la Calabria come regione fondamentale in tutto questo fenomeno letterario carolingio. Lunga vita a Raffaello Pia, no, a Carmela Pia, lunga vita a Carmela Pia, una lunga vita di Raffaello. Verremo a visitare anche questo. A Cigliano vi è una frazione che si chiama Lupia. Sì, il mio antenato è partito nel 1625 da Lupia per arrivare a Sersale, quello che ha, diciamo, che mi ha dato il cognome, però poi... Però Cigliano ha fondato poi anche i paesi, quindi l'origine è comune. Qualche altra domanda, qualche altra curiosità? Non ho... Virgilio, ci sei? Qualsiasi domanda, non è che qui ormai diciamo che... No? Non vuoi chiedere nulla? No, parlo domani con quale direzione. Allora è una promessa, c'è la professoressa Sacco, prego. Allora ti aspetto, è un impegno davanti anche alle strane che ti sei preso. Allora, la mia è una curiosità. Diciamo che sono sempre stata affascinata da questo rapporto tra l'uomo e le piante, soprattutto le erbe, per quanto riguarda la possibilità di cura che l'uomo può trarre dalle erbe. Solo che siamo molto confusi perché si dice appunto che molte erbe possono avere possono curare, però poi si dice invece che molte sono ciarlatanerie, che quindi diciamo non avrebbero valore. Ecco, io ritengo che ci siano molte erbe che abbiano potuto curare lì. Per esempio in questi ultimi tempi ho sentito parlare molto dell'artemisia, sì, che è un'erba che diciamo io non so se esiste dalle nostre parti. Ecco, volevo chiedere se esistono davvero erbe che sicuramente, come scientificamente provato, possono avere dei valori, sono insieme importanti per la cura e le malattie. Sì. Grazie. Allora, l'artemisia, qui abbiamo due specie di artemisia, quella più diffusa è l'artemisia campestris e l'artemisia variabilis. Diciamo che tutti i principi attivi che ci sono nelle medicine che utilizziamo oggi non sono stati inventati, ma sono stati copiati e riformulati in laboratorio, però sempre studiando prima le molecole naturali. Quindi il problema è che a volte nelle erbe la concentrazione è molto bassa, quindi le medicine servono per aumentare la concentrazione, quindi questo, diciamo, è un po' il problema. Però ci sono alcune, ad esempio vi faccio un esempio, l'acido salicilico, che sarebbe l'aspirina naturale, perché noi abbiamo l'acetil salicilico, quello che consumiamo, che è riprodotto in laboratorio,
e si trova in una quantità abbastanza elevata. Io ho avuto dei problemi, vi dico, 3 anni fa ho attraversato il Pollino per 7 giorni con nel degli Salice, no, nel sì, Salice. Nel Salice, si trova anche nel Pioppo, però in una concentrazione meno elevata. Beh, ho avuto problemi, non stavo bene, non avevo nessuna medicina, ho masticato un po' di corteccia di salice, non tanta, e subito ne ho tratto benefici, perché in quel caso la concentrazione è abbassata. Quindi sicuramente le piante medicinali sono importanti e sono alla base di tutte le molecole che troviamo in commercio, quindi possono essere, se ci fosse un lavoro fatto come si deve, potrebbero essere una risorsa anche dal punto di vista economico. La Calabria ha molte piante, io questo è la mia professione, un po' lo studio delle piante e dell'utilizzo dell'etnobotanica. Tenete conto che siamo la regione più ricca di piante utilizzate nella tradizione, perché noi abbiamo un'etnobotanica che nel sud della nostra regione è molto simile a quella siciliana, al nord a quella campana, a quella pugliese, a quella lucana, e poi abbiamo quella nostra autoctona. In tutto nella nostra tradizione, spero al più presto che esca questo libro, che ancora non ho trovato nemmeno editore, però ci sono 600 specie che vengono utilizzate nella nostra tradizione. Dagli studi fatti fino agli inizi 2000 in Calabria, ci sono stati dei colleghi che avevano fatto uno studio importante, avevano trovato 120 specie. Io in 20 anni mi sono, diciamo, non voglio dire che sono più bravo degli altri, però con molta costanza ho fatto ogni lembo di Calabria, ho studiato, sono arrivato a 600 specie della nostra tradizione, quindi un patrimonio culturale immenso che penso che non debba essere dimenticato, e spero che al più presto possa essere messo sul libro tutta questa conoscenza, perché sarebbe un serio peccato perderlo. Sicuramente ci servirà per il futuro, e speriamo che in questo momento possa essere almeno essere conservato come conoscenza. Quindi le erbe... Se fate una domanda del genere a un etnobotanico, non poteva che dire, che non può dire altro che sono importantissime e che sono alla base un po' della medicina anche convenzionale e non solo. Ok, perfetto. Qualche altra domanda? Qualche altra curiosità? È stato molto esaudiente del dottore Lupia. Allora, comunque, se volete, qualche volta possiamo pure fare un incontro solo sulle piante, su tutte le piante che si possono utilizzare anche qui. Io ricordo ancora gli antenati miei che mordevano la corteccia del salice quando avevano la spezia. Sì. Tenete conto comunque che i napoletani nell'Ottocento descrivevano in pratica questa usanza, come la descrivevano nell'elenco, la mettevano nell'elenco delle stregonerie, delle usanze di stregoneria calabrese. Pensavano che fosse stregoneria, invece poi agli inizi del Novecento si è capito che era l'aspirina. Perfetto, no, verremo sicuramente a trovarti, anche perché noi in pratica come scuola, ma poi inviteremo anche chiunque volesse venire, quest'anno siamo andati sul Pollino, stiamo andando sull'Etna, eccetera, ogni anno facciamo una giornatina, diciamo, di trekking, di guida, insomma, attraverso la natura, ecco. Quindi io faccio anche al preside che l'anno prossimo dove? Ci permetta di andare a pagare. Sì, è l'unico posto in Calabria dove si paga, si sì. Paga, perché, diciamo. Ma no, perché c'è anche un'assicurazione, la manutenzione, c'è la pubblicità, quindi consente, sì. Ma diciamo che permette di tenerlo pulito, di tenere tutto, sì. Insomma. Ma soprattutto per fare anche il marketing, la pubblicità, e quindi... Giusto per... Dal 2004 che si paga, perché i flussi poi aumentarono così tanto che, voglio dire, c'era bisogno di governare questo fenomeno, e quindi per governare questo flusso turistico... Ciò che non si paga non si apprezza.
Sì. No, ma che ciò che non si fa a volte è anche mantenuto, ecco, sì. Questo qui è il discorso. Va bene, allora se non ci sono altri io chiuderei qui ringraziando il dottore Lupia e ringraziando soprattutto voi che siete stati con noi in questo iter del Maggio dei Libri. Finisce qua, l'anno prossimo faremo un altro ciclo sicuramente, perché ormai è iniziata questa, anzi già da ora invitiamo il dottor Lupia a venirci a trovare a scuola, qui siamo ospiti del Parco Letterario, ma noi siamo una scuola costituita, sì, da un liceo scientifico, un istituto tecnico informatico, un professionale, sì, agraria, pronto tecnico e sociosanitario, e siamo anche sulla Lezia, quindi siamo una scuola molto complimenti. Grazie al preside e grazie a voi che vi consideriamo i fratelli maggiori a Sersale, quindi